Salve a tutti, inizia un altro TG e io faccio il commentario. Non lo faccio in diretta perché adesso non si carica più nel mio canale di Spreaker e quindi si sente solo in diretta e poi non si conserva, non so perché. Stanno parlando se Berlusconi deve allontanarsi dalla politica o no, quando il Tribunale è stato chiaro. A che serve il PD? A dare ragione al PDL? Ma perché non fanno un solo partito, visto che stanno nella stessa maggioranza? Ma che stanno sulla busta paga di Berlusconi tutti quanti qua? Impossibile, il regolamento non lo prevede, la risposta di Grasso in una nota. Il PD ribadisce la sua posizione, le sentenze si rispettano, nessuna... Il PD dice che le sentenze si rispettano, però non vede conflitti, allora non appoggia la giustizia, fa finta. Chiari, favorevoli alla decadenza di Berlusconi, 8 esponenti PD, 4 5 Stelle, uno di scelta... Solo 8 del PD sono favorevoli PDL, un leghista, uno a... socialista. La decadenza di Berlusconi, a parte che come persona la decadenza ce l'ha avuto forse da molto tempo, quindi non è che si deve votare la decadenza di Berlusconi, non so. Consapevolezza e molto impegno. Però ci sono delle persone di grandissimo livello culturale che si sono espressi con dei dubbi, io sono di gran lunga inferiore a loro come preparazione e mi inchino di fronte ai dubbi, ecco, e lasciamo che chi è più bravo... Ah ecco, lei non ha dubbi, però persone più preparate hanno dei dubbi, allora lei si inchina ai dubbi, ma i dubbi che cosa sono? E non applicare la legge Severino, e quindi non decade, decade ma non lo fanno decadere, e rimani lì, decaduto, però se la politica è già decaduta, lui può rimanere come politico decaduto, tanto anche tutti gli altri sono decadenti, si discute la decadenza, ecco, va in astratto. Confermano l'inapplicabilità al passato della legge Severino, scrive Alfano. Il PDL ha diritto di conoscere la posizione del Partito Democratico. In mattinata. Ma si sa qual è la posizione del Partito Democratico, non ne hanno mai avuta una. Noi vorremmo che non fosse trattata. Intanto voi ai politici spiegatelo la decadenza del mutuo, la decadenza del pagamento dei servizi, la decadenza degli interessi bancari, la decadenza dello stipendio che abroga di fronte all'inflazione il suo potere di acquisto. Spiegatelo voi gente che mi ascoltate la decadenza nelle vostre vite, che non arrivate con soldi a pagare niente. E poi loro parlano, decadenza sì, decadenza no, Berlusconi rimane anche se con la decadenza. Vi prendono tutti per il culo. Ieri il PD si faceva forte fronteggiando Berlusconi. E adesso invece si fanno forti difendendo in principio i diritti e sono garantisti di Berlusconi, anche senza volerlo, come dicono, no? Ma hanno preso per il culo. Ma alla fine che è la decadenza? Che non è la decadenza? Il nodo delle alleanze. Voi avete delle scadenze cambiali? Conti in rosso? Spiegatelo voi se quella non è vera decadenza. E queste sono cagate. Andateglielo a dire ai politici delle vostre decadenze e scadenze, che state perdendo qualità di vita, state perdendo la vita, perché non ritorna più il tempo vissuto male. Vi stanno fottendo l'esistenza. Loro, Berlusconi sì, Berlusconi no, decadenza sì, decadenza no. Ma adesso 5 Stelle tra divisioni e polemiche. Tutti insieme nel pomeriggio, ma anche il senatore Orellana che in mattinata era esploso, dico no al tabù delle alleanze, potremmo avere un fortissimo potere contrattuale, magari puntare un governo a 5 Stelle, in Sicilia abbiamo delle alleanze in corso. Poi l'attacco di Orellana a Messora, uomo della comunicazione, scelto direttamente dai vertici, a richiamare all'ordine è Mosca. Noi non siamo sotto un dittatore, noi siamo nel dialogo a disposizione di tutti i cittadini. Morra difende la linea dei direttori del partito del Movimento 5 Stelle. Contatti con la stampa perché se il movimento si brilla, dicono tra le scrivine, è anche colpa dei giornalisti, ma c'è chi non ci sta, rispetto di un tono pacato e sereno. Con i giornalisti, questo è proibito, buttare fuori perché nel mio carattere è rispondere, però capisco che è un momento di crisi, mi sembra che qui ci sia molto ansia, no? Quindi come cosa non detta.
Grillo dal blog serra le file, siamo in guerra, chi non ci sta è fuori, stiamo giocando a scacchi, i neri e i bianchi non si alleano e lancia un nuovo Alpha Day. Grillo è diventato famoso con il Alpha Day, ma gli italiani abbiamo corta memoria. Un mio comico preferito, Giorgio Bracardi, diceva «Fangala, fangala, fangala qua, fangala là!» E diceva «Fangala ai politici di turno», quindi Beppe Grillo non si è inventato nulla, deve pagare i diritti d'autore a Giorgio Bracardi. Tra i paesi più industrializzati mette il timbro sulla fine della crisi anche per gli stati europei che usano l'euro, ma non per l'Italia. Nelle stime per il 2013 infatti spicca la crescita dei PIL. Solo l'Italia non cresce e solo in Italia si parla di Berlusconi sì, Berlusconi no, Berlusconi dentro, Berlusconi fuori. Il PD che argomenti ha per far crescere l'Italia? Vabbè che il PDL è il partito di Silvio, quindi parlano solo di Silvio. Ci siamo quasi. Ma il PD che fa? Tiene alta la guardia sulla disoccupazione. C'è questo Silvio in Italia. E così rimanete tutti quanti fottuti. All'interno della moneta unica e nei paesi con un alto debito pubblico come l'Italia, dice il rapporto, la debole domanda interna è solo in parte stata compensata dall'export. Ma quello che preoccupa maggiormente gli analisti è lo stato delle banche in diversi paesi. Sono insufficientemente capitalizzate e appesantite da cattivi prestiti. Bene però le banche centrali, che nel caso di Federal Reserve e Bank of Japan hanno aiutato a contenere e superare gli effetti della crisi e nel caso della Banca Centrale Europea a garantire pieno sostegno all'Eurozona, difendendo il mercato continentale del debito. Obiettivo, agganciare la ripresa della quale si intravedono i primi segnali e far sì che sia accompagnata da un aumento dell'occupazione. È l'impegno del governo che adesso stringe i bulloni e lavora alle misure specifiche che entrano nella legge di stabilità da presentare in Parlamento entro metà ottobre. Su questo oggi, vigilia della partenza per il G20 di San Pietroburgo, hanno lavorato il Premier Letta e il Ministro dell'Economia Saccomanni. Tre i capitoli principali allo studio, riduzione del costo del lavoro, definizione della neonata service tax, sterilizzazione dell'aumento dell'IVA fino al prossimo anno con ridefinizione delle aliquote improntata a una maggiore equità. Belle parole, ma che significano? San Pietroburgo hanno anche messo a punto i dossier che l'Italia porta al G20. Tema centrale, la lotta ai paradisi fiscali, questione già affrontata al G8 di Lockern, sulla quale si cerca un coinvolgimento più ampio a livello internazionale. E prima di volare in Russia per letta serata di svago inusuale, il Premier stasera sarà a Viterbo alla festa di Santa Rosa. E siamo alla cronaca, sarebbe stata uccisa dal suo capo la ragazza brasiliana trovata morta nell'ufficio dove lavorava nel Bresciano, aspettava un bimbo da lui. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato l'uomo, ancora però nessuna confessione. Maria Teresa Palamà e poi l'inviata Flavia Lorenzoni. Forse aveva tentato di convincerla ad abortire e lei al quarto mese di gravidanza si era rifiutata. Difficile dire se sia stato un delitto d'impeto o premeditato quello che ha portato in carcere questa mattina Claudio Grigoletto, datore di lavoro di Marilia Rodriguez. È accusato di omicidio aggravato, tentativo di soppressione di cadavere e procurato aborto. Grigoletto non ha confessato il delitto, anzi fino a ieri sera negava persino di avere una relazione con la sua segretaria 29enne, ma gli inquirenti sono sicuri, hanno rintracciato tabulati telefonici, scambi di mail tra i due. Lui aveva persino costruito un account falso a nome della stessa Marilia per dimostrare alla moglie di non essere il suo amante. Aveva cercato di ricostruire il suo rapporto familiare che aveva avuto in passato la crisi e con la nascita anche un mese fa di un secondo genito, per cui evidentemente questa vicenda rischiava di rimandare di Roma, determinare una rottura definitiva del matrimonio con tutte le conseguenze. I risultati della prova del DNA saranno determinanti per avere la certezza della paternità del bambino. Grigoletto non ha cercato, secondo gli investigatori, soltanto di nascondere la sua doppia vita sentimentale, avrebbe tentato anche di depistare le indagini procurando una fuga di gas, versando dell'acido nella bocca della donna già morta e adoperandosi addirittura per provocare un incendio nell'ufficio del delitto a Gambara. Domani mattina in carcere la convalida del Perno. Mamma mia, che selvaggio! Di Gambara tramite altre persone che frequentavano l'oratorio e durante una messa mi sono presentato e da lì è nato tutto.
Lui anni fa segnava anche in catechismo. 10 anni di profonda amicizia lega Francesco Merigo, 28 anni, a Claudio Grigoretto, originario di Milano, trasferitosi nel Bresciano. Claudio era una persona con un carattere fortissimo, sempre serena, non l'ho mai visto arrabbiato una volta. È stato colui che mi ha insegnato a volare. Claudio Grigoretto è un ragazzo determinato, con la passione del volo nel sangue. Volare, oh, nel cielo, dipinto di blu. Titolo giornalistico, volare con l'assassino. So che faceva l'hostess, poi aveva perso il lavoro e tramite Claudio era riuscita a entrare a far parte della GTR come segretaria. Questo è lo scorso gennaio. Claudio è sposato da poco più di 3 anni con Jessica, 26 anni. Hanno 2 figlie, Katia e Alice, nata 1 mese fa. Claudio un paio di mesi fa mi ha confidato di questa situazione sentimentale nei confronti di Maria e io non ero d'accordo e me l'ho sconsigliata. Francesco ancora non vuole credere che il suo amico è in stato di fermo per omicidio. Quel messaggio che gli ho inviato sabato, ho scritto: ciao Claudio, sono mortificato dall'accaduto, se hai bisogno di qualsiasi cosa io ci sono. E lui poco dopo mi risponde: grazie, scusa se non rispondo ma sono devastato. Stefano Cucchi morto per essere stato lasciato senza acqua né cibo, depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato i medici e ha assolto gli agenti della penitenziaria. La sorella Ilaria, verità negata. Sentiamo Carolina Casa. Noi andremo avanti e sicuramente alla fine riusciremo a dimostrare, ripeto, anche in quell'aula di giustizia di cosa è morto mio fratello. I poliziotti lo hanno massacrato, i medici, gli infermieri gli hanno tolto il mangiare e il bere. Morto di fame e di sete, il 22. Pensa un po', morto di fame e di sete. Mano dell'arresto per droga in questa cella del reparto penitenziario dell'ospedale. Dicono che arrestano i drogati per tutelare la loro salute e poi non li fanno mangiare e bere, poi li massacrano a calcio e pugni. Stefano Cucchi è stato picchiato, non dai 3 agenti della penitenziaria assolti in primo grado, bensì dai carabinieri che lo arrestarono. È un dubbio legittimo, proseguono, anche perché al momento del fermo, come si vede in queste foto segnaletiche, Stefano aveva già gli occhi lividi e un forte dolore alla schiena. Non è compito della corte, però, indicare chi abbia alzato le mani, e comunque non sono state quelle legittime a causare la morte. Questa sentenza, che vuole essere la pietra tombale sulla morte di mio fratello, piena di lacune, piena di errori gravi e che si presta perfettamente ad essere impugnata. Gli unici colpevoli restano i 6 medici condannati per omicidio colposo e i 3 infermieri dell'ospedale. Tutta la loro attività è stata segnata da trascuratezza, sciatteria e inadeguatezza, scrivono i magistrati. Una superficialità che non ammette scuse. È una vicenda complessa, ha commentato il ministro della giustizia Cancellieri. Cioè, in Italia quelli che ti devono tutelare ti ammazzano e quelli che devono curare la tua salute ti torturano. Come? Il fratello, la bimba vittima di un incidente. Nessuno si ribella a questo. Vicino a Bergamo, salvato dal tir, messosi di traverso sulla carreggiata. L'inviata Elena Fusai. Io superare un camion, un pilico, e il camion sta a certo punto, quando è arrivato il mezzo del camion, il camion è andato sulla strada mia. Ricorda così il momento del tragico impatto, il padre della piccola Gian dall'ospedale di Bergamo, dove la bambina di 8 anni è in gravi condizioni. Un tir taglia la strada alla sua auto che si schianta contro la barriera autostradale, la bimba vola fuori dal finestrino ed è un altro tir questo che la protegge, bloccando il flusso del traffico. Sì, l'ha salvato il camionista, perché io sulla terra ho preso la mia figlia e guardato dentro e trovato il camion. Io ho fatto un segno del camion e ho detto: fermami la strada. Il camionista ha fatto bravo, fermatomi la strada, e fermato il croce rosso. Il primo camion più che la strada gli ha tagliato la macchina. Sorpasso, ecco il camionista misterioso che il papà di Gian vorrebbe poter ringraziare, ma nessuno sa il suo nome. Dopo averli soccorsi se ne va. 100% di Bosnia, perché se io ho domandato l'acqua, quanto lui mi ha dato l'acqua, ha parlato con me la lingua sua. Sulla Milano-Venezia, nell'area di sosta, poco lontano dall'incidente, ci sono dei fiori, un'altra vittima della strada. La mamma di Gian prega che il cielo non le strappi la figlioletta, non parla italiano anche se vive con il marito vicino a Treviso, nei suoi occhi il dolore composto, ma troppo grande.
Provenzano resta al 41 bis, il tribunale respinge la richiesta di revoca nonostante la malattia è ancora pericoloso per la dipoppa. È malato, è l'ombra di se stesso, ma è sempre il capo di Cosa Nostra, per questo Bernardo Provenzano deve